Il primo maschio di questa sera è un giornalista, un popolarissimo conduttore della Vita in Diretta, un uomo che tutti conoscono, ma pochi sanno davvero chi è, data la sua proverbiale riservatezza. Insomma, Alberto Matano. Buonasera. Buonanotte. Buonanotte, bravo. Tu praticamente qua, infinito, anche io. A casa tua, finalmente. Finalmente invertiamo i ruoli, capito? Bello, eh? Sì. Sono molto felice di averti qui, ci proviamo da 3 anni, finalmente ce l'abbiamo fatta. Uè. Lui è qui. Insomma, io la prima cosa che ti devo dire, pragmatico pasticcione. Questa cosa mi fa ridere. Vabbè, perché io sono fatto così, no? Cioè? Il sole e la luna, il chiaro e l'oscuro. Pragmatico perché io sono sempre molto pratico, concreto, terreno. E poi però ogni tanto, insomma, come dire, la mia vena un po'... Artistica o la distrazione prende il sopravvento. Quindi c'è, convivono in me queste anime. E che combini? No, combino che sono una persona molto con i piedi per terra, come no, tu lo sai. Lo so bene. Però ogni tanto, so, può capire, pasticcione, perché può capitare, per esempio, che vado a fare rifornimento al self-service e invece di mettere la benzina verde metto il diesel e quindi poi il motorino si ferma in mezzo alla strada e quindi poi devo chiamare i soccorsi. Insomma, succedono cose. Cioè, nell'ordine quotidiano, il disordine del fine settimana. Quindi nel fine settimana sei capace che ti ritrovi in un'altra parte, sì, senza benzina, con la macchina bloccata, e chi ti recupera? Qualcuno. Poi c'hai sempre l'assistente. C'è sempre qualcuno. Sì. Però voglio dire, in questi casi, per esempio, chiamare il marito no, perché poi mi farebbe una cazziata. Allora io a quel punto... Cioè, però nel caso del motorino, poi alla fine mi sono dovuto arrendere, il motorino era il suo, ho detto guarda, vieni perché è successo di tutto. L'avevo capovolto, ma non ce l'ho fatta. Senti, sei ostinato e appassionato, sì. Sì. Mi hai detto. Nella tua vita hai avuto bisogno più della tua passione o della tua ostinazione? Di tutte e due. Raccontami. Perché la passione è il motore. E l'ostinazione è quella cosa che poi ti porta alla meta. E quindi tutte e due servono per raggiungere un obiettivo. Ed eri un bimbo ostinato che voleva fare a tutti i costi il giornalista? Eh sì, era un sogno. Pensa che sul motorino a un certo punto un mio amico mi regalò un adesivo, era l'adesivo del TG1. E io lo attaccai su questo sì, no? Sai, i nostri motorini degli anni... Sì, anche il mio. ...80. E alla fine poi io sono arrivato lì dove volevo arrivare, cioè proprio al telegiornale, che era il mio grande sogno. Condurre il TG delle 8 di sera era il sogno e si è realizzato. E quanto sacrificio hai fatto? Cioè, tu non è che nasci nella metropoli, Milano, Roma, no. Firenze. Nasci come me, al sud, sì. Calabria. Sì, a Catanzaro, una città di provincia di 100.000 abitanti, dove ho vissuto fino a 17 anni, ma ho sempre saputo da quando ne avevo 12 che sarei andato via. Ho avuto una famiglia che mi ha molto aiutato nel mio percorso, mi hanno mandato in America a 17 anni e poi mi hanno concesso di vivere da solo a Roma a 18 anni. E lì un po' è cominciata la mia vita vera. Ah, tu, praticamente per te la tua vita vera comincia a 18 anni? Sì, comincia quando sono andato via da casa e ho cominciato a... come dire, a autodeterminarmi, nel bene e nel male, perché poi non è che proprio era semplice vivere da solo, passare da una piccola cittadina di provincia a Roma, però lì è stato proprio l'inizio e questa esperienza poi me la ritrovo ogni giorno. E quando hai comunicato a mamma e papà, io me ne vado, seguo il no, mio loro sogno? Lo sai, Nunzia, sono stati sempre, era una cosa che era già decisa. Tutti e tre, noi siamo tre, saremmo andati via. Loro ci hanno supportati e tutti e tre abbiamo realizzato quello che volevamo nella vita. Per cui sono stati dei genitori illuminati e molto al nostro fianco, sempre. C'è stato un momento che un appassionato come te ha perso la passione o è stata sempre costante? Ma sai, nella vita di ognuno di noi c'erano gli alti e dei bassi, dei momenti in cui... devi ricominciare, ci sono delle porte che si aprono e delle porte che si chiudono. E quindi sì, però questa passione, questo essere appassionato della vita, di quello che faccio, delle persone, dell'essere umano, mi ha sempre aiutato e sono state sempre le persone, gli incontri e il riconoscere alcune persone che hanno fatto la differenza nella vita. E quello è ancora una volta il motore, la passione, ma anche... guardare negli occhi qualcuno e dire sì, questa persona può andare bene per me. La tua mamma e il tuo papà erano due personaggi noti. Il tuo papà, sì, era un biologo, sì, la tua mamma una famosa politica, sì, di grande carattere, una donna beh, sai, con gli attributi, no?
Assolutamente sì, poi in un'epoca in cui una donna, una madre impegnata, una business lady, no? Faceva molto discutere. E però è stata una donna illuminata che per tutta la vita si è battuta per le altre donne, quindi è una madre che ci ha peraltro consegnato, insomma, come dire, insegnamenti importanti. Non so se siamo stati alla sua altezza, devo dire la verità, però certamente quell'impronta si fa sentire. È anche vero il risvolto, no? Il chiaro e lo scuro della medaglia è che comunque essere stato un figlio dei genitori così noti in una città così piccola, una madre che era comunque assessore, eccetera, qualche, come dire, problemino te lo procura. Perché... Media? No, sai cosa? Che a un certo punto senti proprio il bisogno, ero molto piccolo, ero un adolescente, di, come dire, di affermarmi perché ero Alberto, non ero il figlio di... Essere stato il figlio di durante il liceo è stata una cosa un po' faticosa, per cui ho deciso di andarmene e alla fine ho fatto la mia strada. E ora lei è la mamma di, quindi Sì, perché prima hai detto io non mi sento, cioè chissà se noi figli siamo stati all'altezza. Sì. Poi in realtà poi sei diventato molto più famoso della tua mamma, sì. Cioè su scala famoso nazionale. Famoso sì, però non so se sono riuscito a eguagliare, penso di no, quella appunto la passione, quel senso diciamo civico di fare le cose. Io faccio le cose perché mi piace farle, per soddisfare le mie passioni. Lei invece veramente ha fatto le cose di servizio per gli altri, ecco, in questo lei è inarrivabile per me e anche per gli altri miei fratelli. Noi due siamo nati entrambi in provincia. Sì. Ma la provincia, secondo te, perché io ho un'idea ben precisa di questo, sì, è una risorsa o un condizionamento? Guarda, ti devo dire, non ti posso dire una bugia. Quando ero ragazzino mi dicevo, ma io perché invece di nascere qui non sono nato a New York, a Londra, a Milano, a Roma, la cosa più veloce. Alla fine adesso dico che è stata una grande risorsa, perché è stato il motore per poi farmi fare delle cose che erano quelle che desideravo. Se fossi nato in una città diversa, più semplice, più in un contesto dove tutto è, magari non avrei così pedalato così tanto. Ti sei sposato, sì, sei diventato un grande conduttore, hai condotto il TG delle 20. Sì. Non c'è una cosa che ti manca? Ma non lo so. Devo dire che sono molto grato per tutto quello che la vita mi dà e mi ha dato. Non ho mai messo nella mia vita degli obiettivi, tipo voglio arrivare... Sono sempre stato molto con i piedi per terra e lo sono ancora, delle volte forse anche troppo, perché sì, questo poi ti porta a essere anche magari... un po' sempre sottrazione è la mia parola di sempre. Quindi la gratitudine secondo me è la consapevolezza di quello che uno è e di che persona sei, per me è la cosa più importante. Mm. Quello che verrà sarà accolto, come dire, a braccia aperte. E se invece, dell'ultima domanda che ti faccio, perché dopo la serata è lunga. Sì. Oggi Alberto Matano dovesse incontrare il bambino Alberto, cosa gli direbbe? Io lo abbraccerei. Lo abbraccerei e gli direi grazie, perché quel bambino che ha passato, insomma, alti e bassi, quindi gioie e dolori, gli devo tanto, perché grazie anche al coraggio che lui ha avuto in momenti anche un po' complicati, difficili, che se li è, diciamo, gestiti anche da solo, e grazie a lui se sono quello che sono adesso. Quindi gli direi grazie, lo abbraccerei con tenerezza e lo ringrazierei, sì. Io torno tra poco da te. Perché dove vai? C'ho altri due maschi. Mi tradisci essere così? Geloso. Sono gelosissimo, sono del sud. Ti devo sono tradire. Caliente per calabrese. 10 minuti ti va devo bene, tradire. Dieci minuti, okay. Va bene. Solo 10 minuti. 10.